Ora, più o meno qui, qua, abbiamo filmato una grotta, quindi qui c'è un grottone che non è segnato sulle mappe, quello dove abbiamo fatto vedere lo stillicidio. Abbiamo risalito la valle e siamo arrivati a Bade Doronè. Ci troviamo nel punto in cui Trocos de Corujos diventa Abade d'Oronè. È una valle molto stretta, un luogo riparato, ricorda il microclima di Tiscali. E guardate cosa ci troviamo davanti. Questo enorme cespuglio è Sagessai Monte, Pistacia terebinthus, che cresce dentro Tiscali. È una pistaccia, ma ha un fusto di grandi dimensioni e purtroppo questa è molto vecchia e si è rotta. Adesso vi faccio vedere un particolare delle foglie. La pistaccia contiene un antibiotico naturale del cavo orale. Quindi, se uno dovesse avere un ascesso, questa è la foglia. Ora vi faccio vedere un particolare. Se uno dovesse avere un ascesso, masticare le foglie adulte, quelle in alto pulite che non sono inquinate dagli animali, masticare queste foglie contengono un antibiotico naturale del cavo orale. In Africa ci fanno una sorta di gomma da masticare chiamata mastic. E io stesso l'ho usato in una condizione estrema per un ascesso e il dolore è passato nel giro di un'ora. Certo, è un rimedio di emergenza in caso che uno si trovi tra le montagne, però funziona assolutamente. Non è una pianta tossica. Dalle bacche di pistacia Lentiscus e Pistacia terebinthus si può ricavare un olio industriale che viene anche usato per l'alimentazione umana, ma un tempo veniva usato prevalentemente per le lampade. L'olio di lentischio, appunto. Allora, tanti anni fa con l'amico Graziano della Kenalakanas stavamo esplorando questa zona e siamo sbucati proprio da dietro quel finestrone. Invece qui sulla sinistra potete notare gli strati disposti a frainappoggio, quindi la pendenza degli strati che ha la stessa direzione di immersione del pendio. Questa è una situazione chiamata dai geologi frainappoggio e secondo me dove questi strati incontrano la faglia, e lo specchio di faglia è qui, dovrebbero formarsi le grotte, o meglio, si raccolgono più acque e quindi si dovrebbero formare grotte più grandi. Allora, ci troviamo sul sentiero che passa dentro Bade Doronè. Ora, guardate cosa c'è lungo il sentiero. Queste sono escrementi che gli zoologi chiamano fatte, ma sono particolari. Come potete vedere, sono piene di peli. Quindi queste non sono escrementi di un erbivoro, ma sono escrementi di un carnivoro che ha sbranato un animale di grosse dimensioni. Ora, i felidi seppelliscono le feci, i gatti, invece i canidi le fanno lungo i sentieri per tracciare il loro territorio. Quindi, potrebbe essere anche la fatta di una volpe, ma è veramente di dimensioni notevoli. I felidi, tra l'altro, non mangiano i peli, scuoiano la preda prima di masticarla. Invece, i canidi
Mangiano tutto, mangiano sia i peli, la pelle, che anche le ossa, e nelle fatte si possono trovare sia i peli che le ossa. Io quando sono andato a studiare il lupo in Toscana, le feci del lupo erano piene di peli di capriolo, di lepre, e dall'analisi delle fatte si poteva stabilire la dieta. E a volte trovavamo addirittura le rotule di cervo dentro le fatte di lupo. Questa potrebbe essere è di un canide, quindi o è di un cane pastore rinselvatichitto, oppure è di una volpe. Non riesco a spiegarla in altro modo, perché è piena di peli e perché si trova sul sentiero. Allora, abbiamo cominciato a risalire il sentiero che da Bade d'Oronè porta a Campo Doniani-Nigoro. Vi ricorderete dal mio video precedente di quel bellissimo ginepro secolare dove c'è anche la bandiera del Club Alpino Italiano. E vi ricorderete anche che l'ultima volta abbiamo visto delle vacche un pochettino con carenze alimentari. E abbiamo trovato questi cumuli di mais che qualche anima pia deve aver portato fin qui. La presenza di feci di vacche dimostra che questo è un ritrovo per le vacche, c'è sempre erba fresca. E vabbè, speriamo che le vacche lo trovino e che si facciano un pranzetto offerto da noi, dalle anime pie, da me e da Jack. Allora, qualche riflessione. Là c'è Punta Doronè e sotto passa il sentiero di Arque Doronè che scende a Bade Doronè. Questa, secondo me, è lo specchio di Faglia. E lì si vede uno specchio di faglia evidente con al centro una grotta. Ora vi faccio vedere una zoomata. Oh, scusate la zoomata troppo rapida. Quindi qui si vede lo specchio di faglia con le strie di frizione, la faglia e la grotta impostata sulla faglia. Ok, là si vede un'altra grotta, lì c'è un bosco e là c'è un altro boschetto. Allora, tutte queste rocce che vediamo qui immergono in questa direzione e portano l'acqua contro lo specchio di faglia. E noi adesso andiamo a cercarci le grotte lungo quella cengia, lungo quel bosco. Allora, massacrante. Dal fondo della valle fin qui su, dove il paesaggio si libera, un bosco, non un bosco, una macchia mediterranea alta fatta da lentischio e smilax aspera. Sembrava di stare nella ragnatela di Ungoliant, il ragno del Signore degli Anelli. Sì, molto faticoso. Per fortuna che avevo i guanti. In questi contesti contro le spine l'unica soluzione sono guanti di pelle. Abbiamo dovuto rimettere la telecamera dentro lo zaino, il treppiedi dentro lo zaino, molto faticoso, però siamo arrivati praticamente ai paretoni. È chiaro che se si va a cercare grotte bisogna uscire dai sentieri. E quando si esce dai sentieri, cinghialare in mezzo ai macchioni, in mezzo alla smilax aspera è il minimo. Però meglio la smilax aspera che la calicotome villosa. La smilax aspera è una pianta rampiccante con le foglie a cuore, molto spinosa, che è famosa perché nel cartone animato dei Puffi viene chiamata salsa pariglia. E serviva per trasformare i puffi in oro. E in italiano è anche chiamata stracciamutande.
Siamo riusciti cinghialando a ritornare a Bade Doronè. Io ho lasciato buona parte del mio sistema tegumentario sui cespugli scendendo. E arrivati a Bade Doronè abbiamo cominciato a risalirla. E sul letto del fiume abbiamo trovato questo. Come potete vedere ci sono tracce di scavo. Appena abbiamo visto le tracce di scavo abbiamo capito che qualche gruppo speleo ha provato a disostruire. Però la grotta non è stata siglata. Di solito all'ingresso della grotta si scrive il nome del gruppo speleo con un pennarello a vernice che si chiama Fix Solid. Ma nulla, non ne abbiamo trovato. L'ingresso è stato chiuso con dei tronchi di ginepro, come potete vedere. Questo viene fatto sempre dai gruppi speleo per impedire che qualcuno ci cada dentro, il bestiame che ci cada dentro. Quindi le grotte ci sono, vabbè, questo era ovvio, però vabbè, bisogna cercarle, dai. Abbiamo preso le coordinate di questo punto, l'abbiamo chiamato Waypoint 497, quindi le coordinate di questo punto sono 32T Est 0541947 Nord 4453091. Dalla grotta abbiamo seguito la valle di Bade Doronè e abbiamo intercettato il sentiero che scende da Arcue Doronè, che voi già conoscete. Abbiamo seguito Bade Doronè più o meno fino a dove si vede. Qui si vede una faglia con un grottone. Quindi qui c'è un altro grottone non segnato sulle mappe, impostato su una faglia. Arrivati a questo punto abbiamo provato a risalire verso l'alto. È stato molto difficile perché tutta la valle qui è ricoperta da lentischio e delle piante rampicanti spinose chiamate Smilax aspera o aspera, non so la pronuncia, e siamo arrivati sotto i paretoni. Qui grotte, abbiamo trovato dei grottoni con colombacci, ma niente di che, e abbiamo provato a vedere se si poteva salire sulle creste in questo punto. Vedete qui il tratteggio in nero, dove queste pareti a strapiombo incontrano queste, solo che in realtà lì non c'è un vero passaggio, cioè c'è un burrone anche qui, e quindi siamo dovuti ritornare indietro e siamo scesi di nuovo più in qua, siamo scesi verso la valle. Abbiamo risalito Bade Doronè fino a che non abbiamo trovato nel letto del fiume praticamente una grotta scavata da poco da degli speleologi. Non ho calcolato con cura il punto carta, più o meno qui. Superato il grottone abbiamo beccato un sentiero abbandonato da parecchio tempo che risale sui costoni. Abbastanza orroroso, perché ci sono dei punti in cui bisogna arrampicare, ci sono almeno tre punti con salti di 2 o 3 metri e bisogna arrampicare. Io non sono un esperto arrampicatore, ho avuto discreta difficoltà. Comunque questo sentiero ci ha portato fino alle creste in cima, più o meno qui a occhiometro. Vi ricordo che il punto carta non l'ho calcolato con precisione, ho le coordinate IGM ma non ho avuto il tempo di calcolare il punto carta, perché non ho potuto stampare le mappe, perché ho il toner della stampante scarico, lo devo ricomprare. Comunque a occhiometro più o meno siamo arrivati qui. Qui poi i satelliti li trovano un attimo. Michele,
Allora ragazzi, follower, naufraghi, sono tutto strappato. Sopravvissuto. Siamo riusciti a trovare un sentiero mal tracciato, probabilmente un antico sentiero dei pastori, che da Bad Doronè sale come, con tanti tornanti fin su in cima alle creste. Stiamo prendendo il punto GPS, coordinate UTM. Qui vedete Punta Doronè, dove ci sono le capre. Là in fondo si vede Monte Tiscali. Una salita massacrante. Con tratti di arrampicata. Certo, un'arrampicata semplice, ma per me che sono ciappino. Allora, il sentiero ci ha portato sulle creste, quindi sulla linea di spartiacque, alle seguenti coordinate. Mark, media, enter, salva. 32T, est 0542, 155, nord 4453, 088. L'abbiamo salvato come waypoint 498. E ora la brutta notizia, ho finito l'acqua e siamo a un 2,5 km, per fortuna, di discesa dall'auto. Il sentiero del ritorno lo conoscete, è quello che da Punta Doronè va a Tiscali e da Tiscali va all'auto. Qui da qualche parte ci dovrebbe essere qui l'Eranu, e sotto qui l'Eranu, ma ve lo faccio vedere in mappa, c'è qui lì fra i Carzu. E ora, con i pantaloni strappati, dritti alla macchina. A questo punto abbiamo ritirato la macchina fotografica, si stava facendo buio, erano le 7 passate, e abbiamo percorso un sentiero, neanche, eravamo fuori pista, siamo arrivati prima vicino a Quileranu, poi abbiamo beccato il sentiero che da Quileranu va a Quile Praicarzu. Da qui le Praicarzu ci siamo inseriti nel sentiero per Punta Doronè. Da Punta Doronè abbiamo girato per Tiscali, abbiamo raggiunto la cresta di Monte Tiscali, l'abbiamo superata e siamo arrivati alla fessura. Arrivati alla fessura, per andare a Tiscali dovevamo girare nella fessura a destra, ma noi abbiamo continuato dritti. E siamo arrivati alla strada che ci ha portato, cambio colore, che ci ha portato all'auto. Siamo arrivati all'auto intorno alle 8:45. Ora l'escursione è iniziata a mezzogiorno e 10 ed è finita alle 20:45, quindi abbiamo fatto 8 ore e mezza di camminata. La distanza non era elevata, quindi saranno stati all'incirca 4-5 chilometri tra andata e ritorno. Adesso magari andiamo su un sito che permette di misurare le distanze in planimetria. E adesso andiamo a misurare in dettaglio le distanze planimetriche del nostro percorso. 7,5 km di giro, pensavo molto di meno, 7,5 km. Tenete conto che questa è una stima approssimata, perché non tiene conto dei dislivelli, delle pendenze, delle curve. Ho tagliato molto, quindi questa è una stima arrotondata per difetto della lunghezza reale del percorso che abbiamo svolto.